Con la dottoressa Giuliana Covella in collegamento Skype, giornalista del Mattino, scrittrice ed autrice di numerosi libri, ci parlerà delle iniziative su Caruso, argomento chiave della nostra puntata di oggi, ma dal punto di vista istituzionale. Benvenuta Giuliana e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buonasera a tutti e sono contenta di essere qui e intervenire su questo tema che abbiamo appunto affrontato quel mattino ai primi di agosto scorso, ecco, portando avanti quella che si può dire una vera e propria battaglia per la valorizzazione della figura del tenore dei due mondi. Certo. Bene, allora io ho una domanda che ti voglio rivolgere. Per quanto riguarda, ecco, le iniziative su Caruso di cui si è parlato oggi e soprattutto sulla valorizzazione giusta di questo grande personaggio che rappresenta la cultura in generale, ma la musica partenopea nel mondo. Ecco, nella cultura partenopea, quali sono, secondo te, diciamo, le tematiche che collegano Enrico Caruso all'attualità di oggi e come possono essere attuate per valorizzare ancora di più la sua importanza a livello internazionale, soprattutto in fase di rilancio del Vero. nostro territorio e di una Napoli positiva come immagine nel mondo? Beh, allora partiamo da un dato che fa abbastanza, come dire, cadere le braccia, e cioè che una personalità come Enrico Caruso finora non è stato giustamente valorizzato dalla sua città, la città che gli ha dato i natali, a partire dal quartiere dove è nato. E dove noi siamo stati più volte, ne abbiamo scritto, lì c'è questa casa natale, parliamo del quartiere cosiddetto di San Giovagnello, in via Santi Giovanni e Paolo, appunto, dove da anni si attende la nascita di un museo che non ha mai visto in primo piano, come dire, in un ruolo propositivo, le istituzioni che si sono poi avvicendate nel corso degli anni. E alla guida della città e della regione. E adesso, appunto, a distanza di un anno, perché tra un anno esattamente ci saranno delle celebrazioni importanti per ricordare la nascita e la morte di Enrico Caruso, ancora non c'è concretamente una progettualità. Questo fa riflettere, Certo. mentre se andiamo in ogni altra parte del mondo, soprattutto negli Stati Uniti, si sono ben resi conto dell'importanza di questa figura fondamentale della storia, non soltanto della musica, ma della cultura e dell'arte mondiale. Certo. Tematiche infatti affrontate Affrontate precedentemente in con i nostri studio, ospiti in studio, perché è abbiamo vero. avuto diversi ospiti che erano attinenti alla sfera di Caruso. Ma ecco, ritornando alla valorizzazione del territorio, soprattutto per quel che riguarda la sua casa natale, a San Giovagnello, ecco, sono stati esperiti pallidi tentativi per cercare di ristrutturarla, per cercare di stabilire un museo, però sono stati più tentativi effettuati da privati che dalle Da istituzioni. Ecco. privati, esattamente da privati, perché come dire, le istituzioni, quindi il pubblico, le pubbliche amministrazioni arrivano sempre dopo. E dicevo proprio lo scorso agosto, quando abbiamo condotto una vera e propria inchiesta sul tema, abbiamo sentito anche la voce delle amministrazioni locali, in particolare del comune. E l'assessore alla cultura De Maio ci ha parlato della partecipazione ad un bando in cui dovrebbero già essere pronte delle proposte che si attende appunto di vedere accettate. Quindi, come dire, è anche un po' tutto in forse ancora, ecco, non c'è nessuna certezza del futuro, di come noi ci prepareremo, come la città di Napoli si preparerà a celebrare degnamente il suo illustre concittadino. Ed È infatti in vero. questo vuoto di programmi noi siamo stati in contatto con Federico Caruso, il dottor Caruso, che è il pronipote diretto di Enrico, il quale adesso è come dire, un coordinatore delle iniziative carusiane proprio per il centenario della morte, il centocinquantenario della nascita.
e a livello nazionale e internazionale, quindi anche in collegamento con New York, con Viareggio, l'Astria Signia dove c'è il museo, e ci ha gentilmente indicati come referenti di questo progetto. Quindi noi cercheremo, attraverso la comunicazione che è quella della stampa, attraverso la televisione, attraverso le istituzioni musicali che sono a Napoli, il Teatro San Carlo, il Conservatorio, sia pubbliche che private, di mettere in atto, ecco, un ponte di collegamento affinché ci sia una valorizzazione giusta di questo personaggio. E Certo, intendo. anzi Luca, scusami se ti interrompo, hai fatto benissimo a ricordare forse l'unica iniziativa che è certa a distanza di un anno, e cioè quella appunto del concerto al Teatro San Carlo, ci sarà, è già in programmazione nel cartellone ed è l'unica cosa che per ora appunto sappiamo sia certa per celebrare Caruso. Infatti, io voglio ricordare anche il premio Caruso, che da qualche anno, il premio Enrico Caruso da San Giovanello a New York, che è stato lanciato dal professor Armando Iossa, che già sono 4 anni che viene assegnato alle personalità del mondo della cultura. Poi l'idea anche dell'istituzione di un museo dedicato a Caruso, perché esistente solo in forma privata, grazie all'iniziativa sempre di Guido D'Onofrio, il massimo esperto conoscitore a Sorrento, ma a Napoli è inesistente. E poi leggevo proprio stamattina un articolo, a scrittura tua, dell'iniziativa della pulizia del parco, che probabilmente sarà dedicato, ecco, a Enrico Caruso. Su questo volevo delle tue riflessioni, delle notizie che possono essere utili a capire un po' come si evolveranno i fatti. Certo, allora, al di là del fatto che le persone che elencavi a partire dai pronipoti, quindi dai diretti discendenti di Caruso, tra cui il signor Federico ed anche altre che abbiamo sentito nel corso di questa inchiesta, c'è questa iniziativa di un'associazione nella zona appunto di Piazza Ottocalli, l'associazione Amici di Piazza Giambattista Vico, che hanno, come dire, preso a cuore la situazione di degrado in cui versava, anzi finora, questo grande parco all'interno di un palazzo, proprio di fronte alla casa di Enrico Caruso, che è stato ripulito l'altro giorno dai volontari, ed è lì che si vorrebbe far nascere un parco intitolato ad Enrico Caruso. Un'idea questa che è già stata portata dall'associazione all'attenzione della regione. E quindi auspichiamo che qualcosa si Che si muova anche realizzi. questo, Speriamo. magari ecco, Infatti, all'interno di un più ampio circuito turistico-culturale. quello che manca appunto è il collegamento con i turisti che vogliono venire a visitare il quartiere, la casa di Enrico Caruso, che appunto, come dicevi tu, se ci fossimo trovati in un'altra città ci sarebbe stata una grande valorizzazione. Ma lo Allora dicevano noi, anche gli ospiti qui in anche gli studio ospiti in prima, studio, appunto, che fuori noi. siamo molto più apprezzati, Un i Beniamino nostri. Gigli, per esempio, a Recanati è il simbolo della città, invece Enrico Beh. Caruso è completamente dimenticato. Allora noi vogliamo farci portavoci e vogliamo lanciare un messaggio dagli studi di Campania Felix in questa puntata dedicata a Caruso, che è quello proprio di sensibilizzare le istituzioni, l'Assessorato alla Cultura, la Regione Campania, e anche con l'ausilio della stampa che ci supporta e ci segue, per delle iniziative, diciamo, valide, atte a valorizzare veramente questo grande interprete, sia dal punto di vista musicale, quindi con il concerto al Teatro San Carlo ed altri concerti che verranno organizzati anche dalle varie associazioni, e poi anche con dibattiti, con mostre, insomma, attivare un po' un indotto per cui anche tutta la popolazione, i cittadini, possano conoscere meglio questa figura e anche Questo costruire era un'immagine l'auspicio. internazionale da esportare dal punto di vista sia culturale e anche economico, perché può essere anche un volano utile per far ripartire le economie territoriali. Ma uno spunto Quindi, anche per i giovani, no? Per le uno nuove spunto per i giovani, generazioni che certo, magari non non conoscono una conoscono Enrico figura, Caruso. diciamo, tra virgolette, del Esatto. passato. Quindi. Quindi, ecco, ti ringraziamo per questo. Noi ci saremo sempre a Benissimo. seguire le iniziative e questo percorso che ci auguriamo, ecco, porti al raggiungimento di un obiettivo comune. Benissimo, e allora ecco, siamo, come dire, ci affidiamo la tua voce anche scritta e parlata per veicolare questo nostro appello.
Quindi ti ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Ti aspettiamo in studio poi perché noi torneremo a parlare Certo. con altri personaggi, inviteremo altri personaggi attinenti a Caruso e ci lasciamo con questa speranza, insomma, che veramente Enrico Caruso possa ritornare a cantare per Napoli in tutto il mondo e ad essere l'immagine di una città che veramente ha un alto prestigio sia culturale che economico. Un'ascesa Un'ascesa. Grazie, generale. Grazie, grazie a voi. Allora, a a presto. presto. Ci sentiamo e a presto. Un abbraccio. Ciao Giuliana, grazie. Ciao. Ed eccoci, allora adesso diciamo che siamo al momento conclusivo della nostra nuova puntata di Noi per Napoli Show su Campania Felix TV e Siamo quindi arrivati al al momento momento dei dei saluti, saluti di benissimo. tutti voi che ci scrivete da casa e ci seguite. Seguiteci sulle nostre pagine social.